A Milano c'è una palestra che praticamente è 30 metri per 30. In genere due squadre si scaldavano, non c'è neanche una parete divisoria, le due squadre si scaldano proprio una a fianco all'altra. Quando giocavi contro il Napoli, magari ti scappava l'occhio per vedere cosa facevano di là, no? Cosa faceva soprattutto Maradona. E lui non arrivava mai, non arrivava mai fino alla fine. Arrivava quando mancavano 5 minuti alla fine del riscaldamento, e sul riscaldamento era fare 5 minuti di numeri col pallone, ai quali poi non assistevano solamente i più giovani come me, ma tutta la squadra rimaneva un po' ammirata a quello che riusciva a fare questo giocatore con la palla. E sul riscaldamento era quello. Poi lui rientrava negli spogliatoi, e quando l'arbitro, essendo il capitano, tutti dovevano aspettare il capitano, era sempre in ritardo. Sempre in ritardo, e arrivava sempre lamentandosi del mal di schiena, del mal alla caviglia, del mal. Poi dopo invece in campo, una volta che l'arbitro fischiava all'inizio della partita, era un leone. Giocare contro Maradona era la cosa più difficile che potesse capitare, perché era come giocare contro il tempo. Tu sapevi che se non segnavi velocemente, poi avrebbe segnato lui. E quindi era difficile giocare contro Maradona, perché era come giocare con una spada di Damocle sopra la testa. Però, ripeto, è stato molto importante, perché vincere contro quella squadra, contro Maradona, è chiaro che ti dava un lustro maggiore, e inoltre mi servì molto per incrementare la coesione, lo spirito di squadra e il senso del collettivo di una squadra. Che tipo di gioco?